Ciao a tutti da Studenti G. Oggi andremo ad intervistare il sindaco di Ferrara per chiedergli alcuni consigli rivolti agli studenti di Ferrara e provincia su come affrontare meglio l'anno. Ecco a voi il servizio. Cosa consigli ad un ragazzo che approccia le scuole superiori come comportarsi da cittadino studente? Beh, è una domanda difficile, ma cerco di dare una mia risposta. Dico che innanzitutto come sistema scolastico a livello sia cittadino che provinciale abbiamo delle eccellenze con delle scuole importanti dove tanti studenti hanno studiato, compreso il sottoscritto, e quello che consiglio è di cercare di non smettere mai di pensare con la propria testa, di criticare in senso positivo le scelte che vengono fatte anche a livello scolastico e mai fermarsi davanti a nulla, cercare sempre di andare oltre. Il potere di critica è una cosa assolutamente importante, abbiamo bisogno di cittadini, quindi voi che siete giovani, questo secondo me è un principio fondamentale, di cittadini che siano attenti a tante tematiche che spaziano dal sociale all'ambiente, alla gestione della cosa pubblica, e quando uno si forma anche da questo punto di vista diventa a mio avviso una persona più piena della coscienza di se stesso. Se verificasse che nelle scuole circolano sostanze stupefacenti e avvengono episodi di bullismo, come agirebbe da primo cittadino? Beh, non se verificasse, cioè verifichiamo quotidianamente questi aspetti, sia dal punto di vista delle droghe che dal punto di vista anche del bullismo. Abbiamo dei servizi preposti dal punto di vista sociale che possono fare prevenzione anche all'interno degli istituti scolastici, ma abbiamo soprattutto un sistema anche di polizia locale che stiamo incrementando e abbiamo tre agenti importanti che sono Chloe e Aaron, che sono due pastori tedeschi, e Foras, che è un nuovo acquisto, che è un pastore olandese. Attraverso il loro fiuto, nel vero senso della parola, stiamo raccogliendo e cercando di bloccare tutto un sistema di spaccio che è diffuso anche nella nostra città. Siamo consapevoli che se vinciamo una battaglia c'è comunque sempre una guerra da portare avanti, quindi da questo punto di vista siamo attenti quotidianamente e ringrazio tutte le forze dell'ordine che collaborano con la polizia locale, quindi della Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, che stanno cercando di aiutarci a combattere questo genere di crimini. Ecco. Cosa consigli ad un ragazzino di terza media e ad uno di quinta superiore che si affaccia all'inizio del nuovo anno scolastico? Beh, di credere in quello che fa, di cercare di lavorare per le proprie passioni, di cercare di capire che se a volte si fanno degli errori ci si rialza in piedi e si continua a lottare per ottenere dei risultati. Io credo che questa città offra tante potenzialità sia nell'ambito delle scuole superiori ma anche nell'ambito di un'università che è molto attiva, che oggi conta 25.000 iscritti, di cui 18.000 fuori sede, e che conta delle eccellenze in tante facoltà, quindi se uno ha voglia di fare può fare molto. Importante è avere voglia di fare, di lavorare, di costruire, e oltre che un altro consiglio che do, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, credo che sia opportuno, oltre che studiare, anche lavorare quando ce n'è la possibilità, se uno ne ha ovviamente, lo sport, il volontariato in ogni ambito sia culturale o sociale, perché al netto dei voti scolastici credo che un essere umano sia la somma di tanti addendi e di tante persone che uno conosce durante la propria vita, e crescere vuol dire anche questo. Se lei dirigesse Studenti G, come svilupperebbe l'azione didattica per meglio soddisfare le esigenze di apprendimento dello studente e conciliare l'utilità dello stesso sulla cittadinanza? Studenti G è un bellissimo progetto in cui anche noi come amministrazione comunale facciamo parte ormai da quando mi sono insediato nel 2019. Avete la fortuna di avere delle persone che vi seguono molto in gamba, e credo che sia anche un veicolo, oltre che per imparare a fare certi mestieri, perché stiamo parlando effettivamente di mestieri, anche quello di comunicare ai vostri colleghi, ai vostri coetanei, quello che viene fatto sia a livello scolastico ma anche a livello amministrativo. Come amministrazione comunale abbiamo investito anche sui materiali che usate, abbiamo investito anche col progetto della Mille Miglia, che credo che sia un bel progetto anche di crescita per tutti voi ragazzi, e così continueremo a fare da qui in avanti. E ho visto molta professionalità in questi anni, molta educazione,
e molta anche voglia di imparare, che è quella non basta mai, perché ovviamente insegnare è importante, ma aver voglia di imparare per chi deve fare queste cose è altrettanto importante. Ho visto molto entusiasmo, quindi sinceramente non mi prendo il diritto di dare un giudizio, ma solo posso dire che ci siamo trovati molto bene, sia io che anche tutti gli altri miei colleghi di giunta e di consiglio comunale. Grazie mille.